Niente targhe alterne né blocchi del traffico. Come già annunciato nei giorni scorsi dall'assessore Massimo Bandera, Bergamo vuole adottare una strategia a lungo termine per risolvere il problema dello smog e non provvedimenti isolati. Concetto ribadito ieri sera nel corso del tavolo sull'aria convocato da Palazzo Frizzoni con gli altri 36 comuni dell'area critica, che di fatto ha trovato d'accordo la maggior parte dei sindaci presenti. Due fondamentalmente i fronti su cui i comuni orobici intendono agire: la messa al bando progressiva dei veicoli più inquinanti e la limitazione dell'uso di legna e pellets, combustibili altamente inquinanti e prima fonte di polveri sottili nell'area critica. Sul fronte traffico, confermata l'estensione del divieto di circolazione 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 ai diesel Euro 0, 1, 2 e ai benzina Euro 0 a partire da metà ottobre. Gradualmente dal 2013 entreranno in vigore anche i divieti per gli Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato. Al via da subito invece i controlli, che verranno potenziati in tutti i 37 comuni dell'area critica. Bergamo sta anche cercando risorse per installare telecamere in alcuni punti d'accesso alla città per fare dei controlli a campione. Infine è stato raggiunto un accordo di massima sulle pedonalizzazioni dei centri storici, che dal prossimo inverno saranno calendarizzate ogni prima domenica del mese. Intanto i valori di polveri sottili nell'aria restano elevati e, date anche le condizioni meteo favorevoli, sono destinati ad aumentare. Basti pensare che nell'arco di 24 ore la centralina di via Garibaldi a Bergamo è passata dai 54 microgrammi di PM10 al metro cubo di martedì agli 88 di ieri. Stessa tendenza anche nelle altre centraline della provincia.